Ancora video tag? Eh sì, mi sa tanto di sì. Ragazzi, scusatemi, ma io adoro questa mania, diciamo, perché ne trovo talmente tanti su YouTube che mi piace subitissimo farli. Allora, io ne ho trovati due. Uno si chiama I Hate It or I Love It, in inglese ovviamente, un altro Why We Love Reading Tag. Io li ho tradotti, però vi spiego subito. Diciamo che questo video tag che ho tradotto io e che faccio è un mix di domande che trovate sia nell'uno che nell'altro. Alcune non le ho messe semplicemente per il fatto che si trovavano lì e in altri video lo stesso che ho fatto io, altri video tag sul video risposta. C'era per esempio: qual è il tuo genere preferito? Cosa ti piace leggere di più? Ecco, queste domande che già ne avevo parlato e vi avevo risposto stavano su altri miei video, allora non mi è sembrato il caso di ripetere un'altra volta, altrimenti il video poteva essere molto più noioso. Ecco, siccome io ho mixato la bellezza di 18 domande, non so se verrà tanto lungo, comunque io spero che mi seguite lo stesso. Ecco, io mi diverto tanto a tradurli, ecco, quindi spero che ne facciate un video di risposta anche voi. E ho deciso di chiamare questo video tag Libri Remix, proprio perché è un mix di questi due video tag. Io ovviamente dopo sotto vi metto le 18 domande, io le leggo qui al computer che se no non me le ricorderei neanche se, ecco, e allora ve le leggo in diretta. Allora cominciamo subito. Ah, premetto che spero che vi piaccia, ecco, che non lo trovate noioso, e ho cercato di, ecco, di tradurre le frasi nel miglior italiano possibile. Ho un po' riadattate perché se no a livello linguistico non rendevano bene. Io spero che le trovate interessanti e direi di cominciare subito. Allora, i tuoi tre libri preferiti. Allora, i miei libri, tre libri preferiti, innanzitutto tutta la saga di Harry, tutta la saga della bambina della sesta luna e le favole di Beatrix Potter, che per quest'ultimo libro vi dico, per me è stato molto importante quando ero piccola, perché avendo lei lo stesso nome mio, Beatrix, o Beatrice, ecco, è stata una scrittrice londinese molto molto famosa, e i suoi racconti Peter Coniglio penso che rimarranno per sempre nel mio cuore. Ecco, quindi vi dico, io ci tengo questi tre libri che mi piacciono tantissimo e diciamo che sono i miei preferiti. Certo, ce ne sono anche altri, però qui dici i tuoi tre libri preferiti, diciamo questi tre, altro non è che posso dire. Gli ultimi tuoi tre libri preferiti. Allora, i miei ultimi tre libri preferiti, Non uccidetemi, vi dico, io ve lo dico già, riguardano la trilogia 50 sfumature di grigio, nero e rosso. Non uccidetemi perché, siccome sapete ormai, ho fatto anche una piccola video recensione che dura quasi 4 minuti, parlando un po' di questi... No, ho parlato del primo libro, scusate, e del fatto che a me è piaciuto molto. Appunto, ho scelto gli ultimi tre libri proprio perché sono gli ultimi tre libri che ho letto. Infatti, questo sta, diciamo, gli ultimi, perché nell'ultimo effettivo che sto leggendo adesso è il Trono di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, scusate, il primo libro, ecco. E in ordine cronologico questa trilogia è stata l'ultima che ho letto, e allora ho scelto di metterci questa tra i libri preferiti proprio perché mi sono piaciuti tanto. Uno più bello di un altro a livello di storia, di come si evolve il rapporto tra Christian e Anna. Ecco perché vi dico, sono molto molto romantica, io adoro le storie romantiche, adoro come Christian è cambiato nei confronti di Anna, e io ho letteralmente sognato con questa trilogia. Io ovviamente rispetto tutti i vostri pareri, se non siete d'accordo con me, ovviamente, io li rispetto tutti come voi spero rispettiate i miei, ecco, perché io esprimo il mio parere personale, quindi non deve essere preso come Bibbia, ecco, come parola detta in assoluto, ecco. Quindi io come ultimi tre libri preferiti ci metto la trilogia di L. James, che ho visto che anche sta scrivendo un nuovo libro. Sono molto molto curiosa di leggere la sua prossima storia. Andiamo avanti. Terza domanda: i tuoi personaggi preferiti. Allora, io personaggi preferiti ci metto Hermione della saga di Harry, Nina
della saga La bambina della sesta luna e poi ci metto anche Laura Leander. Io non so se voi conoscete la saga di Laura Leander scritta da Peter Freund, che non è stata molto molto famosa qui in Italia, e io l'ho scoperta per caso perché mia madre mi ha regalato il quinto libro suo e dopo tramite il sito della casa editrice di questi libri li ho potuti acquistare a metà prezzo perché non sono più pubblicati in Italia da 2 anni. Io non capisco, mi dispiace per questo povero fantasy un po' bistratto, diciamo proprio lasciato un po' così, ecco, criticato perché assomiglia a Harry Potter, vabbè, ma solo perché è ambientato in una scuola non è detto che deve essere uguale a Harry. Cioè io questi, sinceramente, io queste idee, questi pensieri non li capisco. Cioè, se è una cosa che si svolge in una scuola, dov'è il problema? Cioè, perché deve essere etichettato come copia venuta male di Harry? Io non sono per niente d'accordo. Ho fatto anche una video recensione sul primo libro e se vi va guardatela, così vi date un'idea di quello che parla, e se vi interessa leggetelo tranquillamente, io ve lo consiglio. Per chi adora i fantasy è veramente molto bello, io ve lo straconsiglio, anzi. E ci metto questi tre personaggi. Gli ultimi due personaggi preferiti, beh, allora, diciamo, ci posso mettere, non è stato facile scegliere, ci posso mettere, allora, Jenair, perché adoro letteralmente questo libro, e lei la adoro, la amo tantissimo, mi piace molto come personaggio e quel carattere che ha. Ci metto Kay Scarpetta, perché io la Cornwell la adoro, non vedo l'ora di leggere l'ultimo libro, sperando che vada in edizione economica. E poi ci rimetto, non uccidetemi un'altra volta, ci rimetto Anastasia, sempre della trilogia di Christian, di 50 sfumature. Ci metto Anastasia perché mi piace, è una ragazza un po' ingenua, giovane, a quel sapone, cioè mi è piaciuto fin da subito il suo personaggio e il suo carattere. Vi ricordo che i gusti sono gusti, quindi non uccidetemi e non prendetemi a male parole, perché io rispetto le vostre opinioni, i vostri commenti, ci mancherebbe, come voi fate con i miei, vero? Poi, il libro che ti ha deluso più in assoluto è quello Storia di un amore straordinario di Valgren. Proprio pensavo molto molto meglio, invece una palla assoluta, e fagli un complimento, un eufemismo, ecco. Quindi quello, perché dal titolo va una bella storia romantica, niente, cioè, anzi è stato pesante pesante pesante. Sesta domanda: libro che ti è piaciuto ma che tutti odiano? Io ci metterei un'altra volta trilogia, perché tutti, no? Quasi tutti, diciamo, non lo sopportano, è scritto male, petatà. Invece mi è piaciuto tanto e mi sento di metterci questi tre libri. Personaggi che le persone amano ma che tu odi. Oddio, io sinceramente non è che c'è un personaggio che odio, quindi questa domanda diciamo che la lascio un po' così, perché rimane così, ecco, i personaggi, cioè le persone amano e tu no. Io sinceramente, nel bene e nel male, personaggi quasi tutti mi piacciono, non c'è uno proprio che odio fortemente. Personaggi che le persone odiano ma che tu ami, non lo so, se mi riferisco alla domanda di prima, sempre della trilogia, non lo so, fatemi sapere voi, io sono curiosa di sapere che ne pensate di questa trilogia, se siete d'accordo con me o se siete totalmente in disaccordo, io sono curiosa, poi mi fa piacere rispondervi e commentare con voi, quindi questo ve lo ricordo sempre. La citazione più bella, se avete visto il mio video di ieri su un altro video tag, ho citato una frase di Piton del settimo libro di Harry Potter, e quella secondo me è la più bella in assoluta in ambito letterario. La decima domanda dice: la citazione più brutta. Allora, io sono del parere che secondo me non esistono citazioni brutte, cioè essendo proprio una citazione evidentemente importante e significativa deve essere, altrimenti non ha senso che viene etichettata come citazione. Ecco perché, quindi io sinceramente la decima domanda, dico, la citazione più brutta per me personalmente non esiste, ecco. Undicesima domanda: i libri che non hai finito di leggere, oppure anche uno solo che non avete finito di leggere. Allora, io ho in sospeso il libro di King, It.
Sono arrivata a pagina 100, se non mi sbaglio, e lo riprenderò più in là. Adesso ho da finire tutta la saga di Martin, il nuovo libro di J.K. Rowling, il nuovo libro sulla bambina della sesta luna, quindi ho un po' di libri adesso da leggere, anzi un bel po'. E quindi lo riprenderò più in là, sicuramente, perché io non amo lasciare i libri a metà, quindi sicuramente lo riprendo. E sperando che vada. Cioè che sia meglio andando avanti, perché all'inizio l'ho trovato abbastanza prolisso, no noioso, per carità, però un po' prolisso l'ho trovato, ecco. Andiamo avanti. Qual è il libro che leggi per la maggior parte del tempo? È il primo, delle Cronache del Ghiaccio, perché ho talmente tanta voglia di sapere come va a finire che lo tengo quasi sempre sulle mani, tranne per mangiare e quando vado in bagno, ecco, solo per quello, perché sennò penso che me lo porterei per tutta casa, infatti adesso ce l'ho di là in salotto e appena finito questo bellissimo video tag, gli do un'altra bella occhiata a leggere, voglio andare avanti, voglio sapere ancora, anche perché non vedo l'ora di farvi la recensione su questo primo libro. Quindi vi sto dando da fare, la troverete al più presto, promesso. Dodicesima domanda. Qual è il libro che... oddio, scusate, questa l'ho già detta. Che testa, scusate. Telefilm dove il primo libro era fantastico, ma è andato peggiorando con le altre stagioni. Io sinceramente non saprei che dirvi, perché a parte che non mi viene in mente niente di un libro che è stato bello prima, dopo le serie TV è stato completamente brutto. No, sinceramente non me ne viene in mente. Ho sentito dire su The Vampire Diaries, mi sembra, io ho letto un po' di commenti, non lo so se poi se è sempre vero, ecco. Però che la serie TV non rende tantissimo quanto la saga di Lisa Jane Smith. Quindi questo io non lo so. Io sono curiosa di vederla perché adesso per il momento sto vedendo Grey's Anatomy, Hermy Wives e Pretty Little Liars. Sto alla prima puntata di Pretty Little Liars. E mi sta piacendo moltissimo. Non so se voi la seguite, fatemi sapere se vi piace. Quando avrò tempo, se Dio vuole, vedrò anche The Vampire Diaries e True Blood. E True Blood ho saputo che è stata tratta ispirazione dal libro di Charlaine Harris, no? Del ciclo di Su Chi Stack House. Io me ne muoio letteralmente di leggere il primo libro, penso proprio che me lo farò regalare per il mio compleanno, così ho un'ottima scusa. E sono molto curiosa di sapere, vi è piaciuto a voi il libro? Io parlo sempre del libro, il primo libro, quello Finché non cala il buio, vi è piaciuto? Fatemi sapere. Che ne pensate? Così almeno sono quasi sicura di prenderlo, però sono molto curiosa di leggere i vostri commenti. E quindi ecco, vi dico, come telefilm sinceramente non me ne viene in mente neanche uno, ecco. Quattordicesima domanda, quanti libri hai? Hai mai pensato che ne sono troppi? Ecco, queste domandine qui, che vi leggerò, ne sono rimaste 5, fanno parte del secondo video tag, quello Why We Love Reading. Allora, in base, io ho proprio qui in diretta la mia libreria. A quello che dice no, stando a quello che dice, ne ho 273. Wow, per me è un ottimo risultato. Quindi ti chiede: hai mai pensato che ne sono troppi? No, no, perché per me non saranno mai abbastanza. Invece, lo spazio lo sto trovando, mi sto adattando, metto per bene, cerco i possibili buchi per infilare i libri. Sempre sulle librerie, sulla mia libreria parlo. Perché sto cercando di fare tanto altro spazio per tanti altri libri che voglio comprare e quindi per me non sono troppi, anzi, io se potessi ne vorrei molti, ma molti di più. Quindi per me 273 è un buon risultato. Ah, dopo se volete vi lascio il link della mia libreria di Anobi sotto, se volete aggiungervi, se vedete che abbiamo alta compatibilità o media, mi fa sempre piacere, Quindi dopo vi lascio il link sotto nella descrizione. Compri spesso i libri o ti dai un limite di tempo? No, io il limite di tempo non me lo do per niente, ecco perché non sono in grado di fare il Project 10 Books che va tanto di moda, sto vedendo, perché in pratica consiste nel leggere 10 libri e finché non li hai letti tutti e 10 non puoi comprare. Ecco, io posso anche morire se fossi costretta a fare una cosa del genere, posso letteralmente morire direttamente. Ecco perché infatti non ce la faccio. Vi dico, sto leggendo il primo libro di Martin, ovviamente dopo leggo tutti i seguiti. Però nel frattempo mi sono comprata altri libri, mi sono fatta regalare un po' in anticipo per il compleanno, ecco. Io sinceramente non ce la faccio, quindi vi dico, non mi do assolutamente un limite di tempo, anzi. Sedicesima domanda. Quale libro salveresti da un incendio? Perché è così importante per te? Che bella domandina, vai! Vabbè, io
Voi direte, insomma, sei scontata, non mi interessa, però io vi dico, Harry Potter. Qui dice uno, i libri ne sono sette, salverà il primo, almeno il primo. Le persone lo iniziano a leggere e dopo leggono anche i seguiti. Ecco, io salverei il primo proprio perché è a rappresentanza dell'intera saga. È importante per me perché è la mia infanzia, è stata la mia infanzia, tutta la saga, i personaggi. Sono cresciuta con loro e li porto sempre nel cuore con me perché mi hanno insegnato tanto. Ecco, vedete, secondo me ogni libro racchiude in sé un forte insegnamento, sia l'amicizia, l'amore, la lealtà. La fratellanza, ecco, io ci credo tanto in queste cose e sono appunto super felice che mio padre a 11 anni mi regalò il primo libro e fu letteralmente amore a prima vista. 17ª domanda, la penultima. Qual è la cosa più bella nel leggere? Ci sono tante cose belle, cioè proprio a parte che un libro ti fa tanta tanta compagnia. Io dico, essendo figlia unica, quando ero piccola c'era la babysitter con me. Sì, vabbè, giocavi, ok, però era bellissimo quando mi mettevo lì a leggere perché il libro ti fa compagnia, è come se fosse un secondo amico, un tuo migliore amico che sta sempre lì per te, c'è sempre. È una cosa meravigliosa, ecco, mi ha tenuto tanto compagnia, ma tuttora, anche adesso, ho studiato e adesso, tra poco dopo questo video tag mi metto a leggere perché almeno mi passa un po' il tempo e poi io adoro leggere. Tanti libri ti riescono a portare in mondi diversi, diciamo proprio in realtà totalmente opposte, ti fanno sognare, ti fanno sospirare, ti fanno piangere, perché a me è capitato anche di piangere con i libri, commuovendomi molto tra Harry, tra P.S. I Love You, che ieri è andato anche in onda il film su Rai 1. Quindi vi dico. È un mondo meraviglioso quello della lettura che secondo me tutti lo devono scoprire. Anche in tenera età fino alla maggiore età, quando si è adulti, secondo me non è mai tardi per scoprire quel bellissimo mondo che è la lettura e i libri in sé. Ultima domanda, perché hai scelto di fare video recensioni? Tra parentesi, questa domanda ce l'ho infilata io, in questo video tag, non stava né nel primo né nel secondo video tag inglese, questa ce l'ho messa io. Perché ho scelto? Allora vi dico, io sono timidissima e quindi ho detto sì, mo te pare che mi metto a fare video recensioni e le metto su YouTube così tutti vedono quanto sono un po' impacciata. Invece sapete che vi dico, io ho cominciato la prima, anzi il primo video è stato di presentazione del mio canale e mi sono divertita tantissimo. Da lì proprio un mese fa. Minimo avrò fatto 23 video, 22, 23, ecco, per la serie. Fortuna che ero timida, se non ero timida non lo so quello che veniva fuori. L'ho scelto perché voglio condividere con voi le mie passioni sulla lettura, quello che mi ha colpito, quello che mi è piaciuto, quello che non mi piace di tanti libri, ecco, e tramite questi video tag sono molto contenta di poterlo fare. Adoro video recensire, ne ho fatti 4 di video. E domenica metterò la mia quinta recensione, che spero vedrete con molto piacere, sempre che riguarda un video fantasy. E io do un consiglio a chi è timido, perché ho visto su YouTube, su un gruppo, di una pagina, non mi ricordo, che c'è una ragazza che li vuole fare, li vorrebbe fare, però è bloccata dalla timidezza. Ecco, quindi quello che mi sento di dire, beh, ne parla una che è molto timida, quindi lo so benissimo quello che ne pensate, quello che provate, fatelo ugualmente, provateci e tanto si migliora sempre col tempo. Io vi dico, il primo video è durato, la mia recensione era proprio su 50 sfumature, è durata 3 minuti. Dopo la quarta ce l'ho fatta arrivare almeno a 5 perché non sapevo che dire, oddio, dico troppo la trama, dopo non voglio fare spoiler, non voglio svelare il finale. Allora, piano piano col tempo si migliora e veramente ottieni dei buoni risultati, anche perché dopo io sono contenta che almeno apprezzate i miei video tag, le mie recensioni, questo mi rende molto orgogliosa che sono riuscita a vincere la timidezza. Davanti alla telecamera. Poi io vi dico, ho fatto anche dei video, dei corti amatoriali col mio ragazzo che potete trovare nell'altro mio canale. Quindi vi dico, non è che non è la prima volta che sto di fronte a una telecamera. Ecco, quindi vi dico, mi ha fatto molto piacere,
iniziare questa avventura su YouTube, sempre che ha a che fare con i libri, quindi io vi consiglio, chi è timido, provateci ugualmente e vedrete che vi divertirete tantissimo, non smetterete mai di farli, come sta capitando a me che ogni giorno trovo un nuovo video tag e subito lo faccio e poi lo pubblico immediatamente, sia su YouTube che sia sulla pagina, il gruppo YouTubers che parlano di libri. Ecco, quindi questo ve lo un consiglio che mi viene dal profondo del mio cuore, questo ve lo posso assicurare. Allora, io vi ringrazio, non so quanto è venuto lungo il video, però spero che non vi siate annoiati. Ne ho altri da fare di video tag, quindi li troverete in questi giorni. E io vi ringrazio tantissimo, commentatemi, scrivetemi, oppure fate un video di risposta. Vi ricordo, io lo chiamo video tag libri remix. Quindi dopo citatemi quando fate questo video tag, così almeno ci scambiamo opinioni, commenti e pareri. Vi ringrazio veramente con tutto il cuore, grazie per seguirmi sempre con tanto tanto affetto. Io lo vedo anche su YouTube, su Facebook, lo vedo che mi apprezzate veramente per come sono e questa è una soddisfazione immensa per me. Veramente, grazie di cuore, ci vediamo alla prossima video tag, recensione, scusate, o video tag, perché tanto li trovate tutti e due sui miei canali, eh. Vi dico, questi giorni tra recensione e video tag per la serie a bomba. Quindi io veramente vi ringrazio ancora e ci vediamo. Ciao a tutti!